Buongiorno telespettatori di Telequattro, riprendiamo la nostra diretta straordinaria che vi terrà compagnia fino alle 15:30 per poi riprendere anche per poi riprendere alle 16:30, andare avanti con Trieste in diretta e proseguire dopo dalle 19:30 fino alle 21, quando poi scatterà l'appuntamento con Rimi. Penso di aver detto tutto quanto correttamente. Il numero di telefono a cui intervenire è 040 31 39 93. Sveglia Trieste @telequattro.it, l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare le vostre mail. Come potete vedere dal titolo che abbiamo scelto, un aumento dei morti pari o superiore al 20% nel periodo 1 marzo-4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019 è stato rilevato dall'Istat in un aggiornamento dei dati anticipatori parziali relativi a una lista di comuni che viene ampliata settimanalmente e che in alcun modo possono essere considerati un campione rappresentativo dell'intera popolazione italiana. Si tratta della terza diffusione di questi dati relativi ad una selezione di 1689 comuni. Presumo che abbiamo dei problemi di audio. No, se senti, mi dico Ah, comunque si sentiva, ma devo cambiarlo? sì. Ah, ok. Allora, abbiate pazienza. Vi ripeto allora, la notizia che ho letto e che in qualche modo giustifica, diciamo così, il titolo che vedete in sovrimpressione. L'Istat ha segnalato un aumento dei morti pari o superiore al 20% nel periodo 1 marzo-4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2020. Questo è un aggiornamento periodico. E secondo la nota dell'Istat, questi dati in alcun modo possono essere considerati un campione rappresentativo dell'intera popolazione italiana. Vabbè, comunque il dato è questo. Ma io vedo già collegato con noi per il nostro Bernardo Gulotta, che credo fra un po' potrà essere veramente mandato in diretta. Penso proprio che Bernardo sia pronto, non riesco a capire dove sia, ma comunque ci spiega tutto quanto lui adesso. A te Bernardo la linea. Sì, grazie Umberto, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Vedete alle mie spalle il medico dell'USCA, cioè l'unità speciale di continuità assistenziale, che fondamentalmente è quell'unità speciale che è stata attivata in questo momento per far fronte all'emergenza del coronavirus e per prestare quel tipo di assistenza, come detto, sia alle case di riposo che alle residenze private, qualora si ravvisassero necessità di intervento proprio per problemi legati al coronavirus. Quello che vedete è una dimostrazione proprio di come queste unità si devono equipaggiare con i dispositivi di protezione individuale prima di entrare nelle strutture di riferimento per poi andare ad assistere, come detto, le persone che sono soggette dal virus o comunque che presentano i sintomi per cui è necessario l'intervento degli specialisti. Si tratta di un'attività che potrà poi fornire un primo tipo di assistenza, come anche la possibilità di disporre eventualmente poi dei tamponi o comunque un isolamento o tutte le misure necessarie al contenimento e alla diffusione del virus. La modalità che noi stiamo vedendo adesso, che stiamo svolgendo all'esterno in zona neutra, è come dicevo prima, l'esempio di come questi medici si devono vestire, si devono dotare degli strumenti adatti per poi entrare nelle zone di riferimento e quindi con tutti i dispositivi del caso poi poter intervenire. Guanti, mascherine, avete visto anche tutto il resto della tuta, proprio adatti agli tipi di interventi. Sono due unità che agiscono, che sono operative al mattino, 2 di pomeriggio, poi 4 invece nelle case di riposo che sappiamo dalle
cronache di questi giorni, ma non soltanto a Trieste, in Friuli Venezia Giulia, anche in Italia, essere fra quelle strutture più sensibili dove il virus ha creato numerosi problemi e purtroppo anche numerosi decessi. Si tratta, come detto, della USCA, lo ripeto, Unità Speciale Continuità Assistenziale, che intervengono dunque in questo primo tipo di approccio nei confronti di persone contagiate o comunque che presentano i sintomi del coronavirus. A questo aggiungo anche che si tratta fondamentalmente di quella che noi abbiamo conosciuto come la guardia medica e vanno a sostituire anche il lavoro della stessa proprio in virtù di questo momento particolare. La figura dell'unità, questa unità è stata inserita proprio nei recenti dispositivi come i decreti e le ordinanze e ne fa riferimento anche spesso l'assessore Riccardi quando proprio parla dell'intervento domiciliare o nelle residenze, nell'RSA proprio da parte di queste unità. Lo abbiamo visto un attimo fa, il metodo di equipaggiamento, questo è, ripetiamo, una dimostrazione, poi a seconda dei criteri della struttura si possono subire delle modifiche, cioè mi spiego meglio, solitamente nelle case di riposo queste persone si vestono all'interno delle strutture, non all'esterno, poi ci sono diverso tipo di criteri che, come detto, vengono utilizzati di volta in volta di struttura in struttura e di appartamento in appartamento, proprio in base anche al dove ci si trova e in quali condizioni. Per adesso è tutto, Umberto, ti restituisco la linea. Grazie allora a Bernardo Gulotta che, se ho capito bene, doveva essere dalle parti di Viale Ippodromo per questo collegamento. Logicamente, in questo caso abbiamo scelto un luogo diciamo neutro proprio per far vedere il processo, diciamo così, di vestizione del medico, eccetera. Non c'è in atto nessun tipo di intervento in quella zona, e per questo anche correttamente il nostro Enzo Iannacone non ha mostrato il luogo. Sono stato io che, per eccesso di zelo, ma perché ho in piedi una diatriba con l'assessore Polidori, che una volta mi rimproverava di non riconoscere determinate vie della città, sono stato io che ho detto, ripeto, non c'è in atto nessun intervento in quella zona. Abbiamo scelto quella zona soltanto per far vedere le procedure di intervento. Giova ripeterlo proprio per non creare allarmismi o cose di questo genere. Allora, invece, adesso io qua non vorrei aprire un ulteriore fronte di polemiche, ma un telespettatore ci segnala, così dice lui, di aver ricevuto per 2 volte insomma, le mascherine della protezione civile, lunedì e anche ieri pomeriggio. Quindi, insomma, è la zona di Piazza Sansovino. Abbiamo anche chiesto se fosse sicuro che si trattava delle mascherine della protezione civile, e il telespettatore ci ha detto di sì. Allora, andiamo avanti, perché il Burlo ha attivato un supporto psicologico telefonico per genitori e donne in gravidanza. L'iniziativa è stata istituita per aiutare i genitori che si trovano in difficoltà nella gestione delle reazioni emotive dei figli indotti dalla forzata clausura, nonché dall'ansia anche generata dalla diffusione dell'emergenza sanitaria. Attivata anche sul sito dell'istituto la pagina web Coronavirus, domande frequenti dal punto di vista psicologico. Adesso, invece, io direi che, proprio per quanto riguarda questioni direttamente collegate appunto all'emergenza coronavirus, c'è un video realizzato dal dottor Zorzut, che già è stato il numero uno della struttura di medicina infettiva, insomma, dell'ASUIZ,
adesso in pensione, desumo, che spiega un pochettino come funziona il concetto di biocontenimento ed eventualmente quelle che sono le buone prassi da adottare. La quarantena continua, c'è un iniziale rallentamento nella crescita degli infetti in Italia, infatti si è passati da un incremento quotidiano del 15% all'8%, è un segnale ancora tenue per trarre delle conclusioni, però è un primo dato. A questo punto, visto che la quarantena sta continuando, ci sono alcuni accorgimenti per rendere particolarmente efficace il biocontenimento domestico. È opportuno organizzarsi al meglio dividendo la casa in una zona cuscinetto e nelle aree vita. Le scarpe, sempre le stesse, vanno lasciate fuori dall'ingresso sul pianerottolo. Nell'atrio, individuato come zona cuscinetto, il pavimento andrà disinfettato con candeggina al 5% dopo ogni rientro dall'uscita settimanale per l'approvvigionamento alimentare, possibilmente con un mocio dedicato. In questo ambiente si lasciano anche tutti gli oggetti che potrebbero essere infettati, come mascherine, guanti in lattice, borse della spesa e imballaggi, ad esempio, portati da un corriere. Non disponendo di un atrio, si può attrezzare utilmente una zona delimitata nelle immediate vicinanze della porta d'ingresso. Vanno quindi tolti nell'ordine prima i guanti e poi le mascherine, possibilmente inseriti un sacchettino di cellophane come quelli utilizzati per congelare, e gettati un bidone con coperchio della spazzatura dedicato solo a questo scopo. Predisporre uno spruzzino con la medesima candeggina al 5% da utilizzare sia all'interno del bidone che sulla maniglia della porta di casa. Al supermercato è bene non usare i carrelli, ma solo le borse portate da casa, che a rientro devono essere state, dopo essere state svuotate, devono essere spruzzate con candeggina al 5% e lasciate nell'atrio. Usare sempre i guanti per digitare il PIN alle casse o alle tastiere dei bancomat o per premere la pulsantiera dell'ascensore. In questo modo si proteggono gli spazi di vita come la sala da pranzo, soggiorno, camera da letto. Quindi in calze si raggiungono le pantofole che dovranno essere sempre lasciate nelle zone di vita, andare in bagno e fare la doccia. L'atrio quindi non deve essere più frequentato fino alla prossima uscita settimanale. Arieggiare comunque molto l'appartamento, è fondamentale che guanti, mascherine e borse della spesa non entrino mai nelle zone di vita. Frutta e verdura crude è bene lavarle con acqua e ammucchina. È necessario che chi esce sia sempre lo stesso componente del nucleo familiare dotato della autocertificazione prevista. I vani scale condominiali è opportuno siano arieggiati in modo permanente. Evitare di toccare i corrimani. È il video, diciamo così, diffuso dal dottor Zorzut. Allora, c'è una signora che fa una domanda molto, molto precisa. Dice: se un mio vicino di casa sta facendo la quarantena nel suo appartamento dopo aver avuto il Covid-19, si può richiedere la sanificazione del condominio? Penso proprio di sì, e credo che qui sia l'amministratore che deve intervenire. C'è una telefonata. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Sono Marisa. Buongiorno. Buongiorno, ho telefonato perché praticamente abito in via Roma, ma le mascherine non sono mai arrivate e c'è l'obbligo.
giusto? Sì. È come i guanti per andare in bottega a fare la spesa, che più di tanto non mi muovo. Ho 78 anni, io e mio marito abbiamo 78 anni. Ok. E non sono mai arrivati. Ok. Nelle mascherine, nei guanti, né niente. Ok. Via Roma 22. Ok, allora, come abbiamo detto già parecchie volte, le mascherine arrivano secondo un criterio che è stato adottato e che riguarda la divisione della città in circoscrizioni da censimento. Queste circoscrizioni da censimento hanno individuato delle zone della città in cui la concentrazione di persone con più di 75 anni e maggiore rispetto... E ne abbiamo 78, scusi. Sì, ma no. Si parla di aree un po' più grandi, non solo del vostro condominio, sì. Eccetera. Se nella zona, facciamo un esempio, che poi è sempre lo stesso, se nel vostro condominio, mettiamo, ci sono due persone di 75 anni e il resto del condominio è abitato da persone che hanno solo 40 anni, è logico che l'età si abbassa. Siamo solo noi. Ecco. Solo noi praticamente, il resto sono giovani. Quindi bisogna, sì. Quindi già vede che la questione l'ha risolto un pochettino anche da sé. Bisogna purtroppo, da questo punto di vista, avere pazienza e le mascherine arriveranno. Però, eventualmente, le mascherine, e anche questo lo stiamo dicendo da parecchio tempo, possono essere sostituite da una sciarpa, da un foulard, anche da un... Ma difatti faccio così, ma comunque ecco, non perfetto. È che sia molto com'è? Protettivo, ecco, diciamo. Com'è? Non ho capito. Non è molto protettivo mettere un foulard o una sciarpa. Ma penso che abbia lo stesso valore protettivo nei confronti degli altri, perché poi è a questo che servono anche le mascherine, no? Più che altro... comunque, insomma, visto che... Comunque, abbiamo un'età che da non scherzare. Ecco, ma allora, a parte che in quel caso fareste meglio uscire il meno possibile, poi mi rendo conto che possono esserci... Ma devo andare a fare la spesa o no? Com'è? Almeno la spesa la devo andare. Sì, fare. Però non sì. Occorre andarci ogni giorno, insomma, sono cose che abbiamo ripetuto. Vabbè, ma non riesco neanche a portare, più che altro. Guardi, io capisco tutte le specificità dei vari casi. La risposta alla domanda sulle mascherine fondamentalmente è che dovete avere pazienza. Oh, cazzo. Questa è la cosa. Così. Sono arrivate dappertutto. Non sono arrivate dappertutto perché in via Cantù non sono arrivate, questo glielo posso assicurare, quindi non sono arrivate dappertutto. Dovete avere pazienza con le mascherine, insomma. Oltretutto ha anche 3 nipoti in casa, bisogna stare attenti. Va bene. Ok, grazie signora, buona giornata. Allora, andiamo avanti. Con la lettura delle mail, ancora telespettatori che segnalano parecchia gente in giro, soprattutto a San Giacomo. In genere il venerdì, abbiamo già notato, è un giorno in cui c'è sempre più gente in giro, probabilmente appunto per far la spesa, eccetera. Allora c'è una cosa che mi fa un po' sorridere. Andiamo avanti invece perché è uscito il consueto, diciamo così, bollettino delle sanzioni. Sono 4.620 le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia nell'ambito degli accertamenti per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Di queste 141 sono state sanzionate per inosservanza, una è stata denunciata per falso, una per altri reati. E quanto emerge appunto dai dati diffusi dalla prefettura sempre ieri. Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli su 1.446 attività o esercizi commerciali, sanzionando sei titolari. I carabinieri nei giorni scorsi hanno diffuso un video
che documenta anche parte della loro attività proprio di controllo in questo momento. Hanno fornito anche alcuni numeri ed hanno anche ricordato che esiste anche la possibilità di dare un aiuto a chi avesse particolari esigenze. Chiedo alla regia di preparare appunto questo video dei carabinieri, così lo possiamo mandare in onda. Intanto io cerco di trovare in ANSA se vi siano novità. Non vedo. No, non vedo novità fondamentali. Brusaferro, allora, c'è stata una conferenza stampa dell'Istituto Superiore di Sanità. I dati sull'epidemia di nuovo coronavirus raccontano la storia di un paese con livelli di circolazione diversi a seconda delle regioni, dice Brusaferro, che è il presidente appunto dell'istituto. Ancora, le zone rosse torneranno ad essere una delle misure importanti quando non ci sarà più il lockdown del paese. Questa è un'altra appunto cosa emersa da questa conferenza stampa. E ancora Rezza, nella fase 2 sarà importante rafforzare soprattutto il controllo del territorio con l'identificazione rapida dei focolai, test, rintraccio e isolamento dei contatti e azioni di contenimento ed eventuale creazione di zone rosse, riprendendo un pochettino quello che ha detto Brusaferro. Insomma, c'è Zampa che, devo dire la verità, e il sottosegretario alla salute dice che le riaperture delle attività a partire da maggio potranno essere a diverse velocità sul territorio, perché ci sono situazioni territoriali più o meno favorevoli, ma non potranno venire in modo sparso o incontrollato e sarà necessaria una cabina di regia centrale. Allora, servirà anche al controllo e alla tracciabilità dei contagi, la app che il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha presentato, diciamo così, in anteprima ieri durante Ring. Allora, vediamo un estratto di quel momento, vediamo anche quello che Fedriga ha detto su altri aspetti delle recenti ordinanze. Stop Coronavirus FVG. E questo è il nome dell'app che la regione utilizzerà per la mappatura dei contagi da Covid-19. Ieri, durante la puntata di Ring, cui ha preso parte, il presidente della regione Massimiliano Fedriga ne ha spiegato l'utilizzo, specificando che, adoperando il sistema Bluetooth, non vi sarà alcuna invasione di privacy. Soltanto nell'ipotesi in cui una persona risulti positiva, noi gli chiediamo di poter vedere dal telefono le persone con cui è entrato in contatto e non sappiamo dove è entrato in contatto, se è entrato in banca, se è entrato, non vediamo nulla. Quindi rispetta totalmente la privacy. Oltretutto, ovviamente, chi lo utilizza volontariamente. Io mi auguro che la utilizzi più persone possibili. Quando sarà pronta? E quindi rispetta totalmente la privacy. Serve, io penso, l'inizio della prossima settimana potremmo. Io ce l'ho qua, eh. Ecco, è esattamente la domanda che sa che le volevo Vi do in fare. Ce anteprima, la se fa volete, vedere? l'icona. Ce la fa vedere, dai. Guardi, io le do in anteprima. Questa ovviamente è una versione beta, perché non si vedrà tutto Immaginavo, questo, ma immaginavo. è questa, aspetta, è questa qua, non so se la vedete. Come si chiama? Vediamo se Vedete? riusciamo a Stop dire. Coronavirus FVG è questa. Stop Ecco. Coronavirus FVG è questa, in tempo reale, questa è l'app. Come si chiama? Stop Coronavirus FVG. Ah, Stop Coronavirus FVG. Esatto, però non la trovate ancora, perché ovviamente questa è una versione test, che io ce l'ho. Però posso dire una E è cosa molto entrato in concreta, contatto io con ho visto la qualcuno, strada. cioè è scattato l'allarme, no? Sì, ma non scatta l'allarme, non è che uno entra in contatto scatta l'allarme, semplicemente se una persona, se io dovessi essere positivo, le persone che ho visto a meno di 1 metro per più di 15 minuti, perché questi sono i dati e i parametri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità negli ultimi 14 giorni, vengono chiamate per dire guarda, ti aiutiamo a fare
tutte le verifiche sanitarie per tutelare la tua salute, quindi è utile a tutti averlo. Federica, inoltre, rispondendo alle segnalazioni degli spettatori, ha voluto anche precisare alcuni aspetti delle più recenti ordinanze. Il decreto della Presidenza del Consiglio dice che l'attività sportiva è individuale. È individuale. Io, per esempio, quando ho detto, e nella mia ordinanza c'è, che in un supermercato, per esempio, si può entrare uno per famiglia, ho anche specificato, proprio per quella chiarezza che è necessaria, e quindi per quanto riguarda me abbiamo cercato di farlo, che uno entra da solo, ma se ha necessità di fare assistenza a una persona, pensiamo una mamma con un bambino di 4 anni, può entrare col bambino di 4 anni, non è che lascia a casa da solo, certo, il bambino di 4 anni. Io però posso rispondere per quello che ha deciso la regione. Sì. Questo voglio che sia chiaro a tutti, non è che posso interpretare quello che ha scritto, che hanno scritto altri, là ci sono le fatti del governo che rispondono. Riassume, lei dice, in mascherina sempre, cioè come concetto, no? Che ha voluto il mio? Io in mascherina sempre, ovviamente nei luoghi aperti al pubblico. Allora, adesso cerchiamo di vedere e di rispondere anche ad una serie di domande che ci vengono fatte molto spesso dai nostri telespettatori. Ma intanto vedo che è pronto il servizio a cui facevo riferimento prima, che riguarda anche, ma non solo, l'attività dei carabinieri in questo periodo. Vediamo allora il servizio. Andrà tutto bene è lo slogan ormai divenuto di uso comune nelle conversazioni tra di noi e diffuso dai media. La provincia di Trieste, non immune al contagio da coronavirus, continua ad essere vigilata anche dall'arma dei carabinieri, con le proprie componenti territoriali, mobili e speciali. I controlli effettuati per la verifica del rispetto delle prescrizioni governative stanno dando dei positivi riscontri, attesa l'elevata sensibilità manifestata dalla popolazione triestina. 100 pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità, acquistati grazie ad una colletta volontaria realizzata dagli appartenenti all'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Trieste e dai carabinieri in servizio attivo del Comando Provinciale, sono stati distribuiti alle persone più bisognose, quale segno tangibile di vicinanza. Mai come in questi momenti la presenza delle istituzioni si deve far sentire e l'arma dei carabinieri sta facendo la propria parte, vigilando sulla provincia 24 ore su 24. La sicurezza del cittadino è la priorità dell'arma. Dal 26 marzo, data coincidente con l'introduzione delle sanzioni amministrative per i trasgressori, sono state controllate 4.942 persone, di queste ne sono state sanzionate 496. Sono stati verificati 258 esercizi commerciali, tre dei quali sono stati sanzionati. Allora, vi dicevo di una serie di quesiti che ci viene posta molto, molto spesso dai nostri telespettatori e che riguarda la cosiddetta sanificazione delle strade. Molti dicono viene fatta, molti dicono non viene fatta, eccetera, eccetera. Noi domani seguiremo proprio uno di questi interventi. Questi interventi vengono effettuati regolarmente e oltretutto per effettuare questi interventi vengono utilizzati dei prodotti che non sono tossici, per cui questa sanificazione può essere effettuata anche in presenza dei cittadini, insomma. Vengono privilegiate le zone dove ci sono assembramenti. E quindi domani noi seguiremo appunto una di queste sanificazioni. Tra l'altro, lo ripeto perché molto spesso proprio su Facebook queste operazioni di sanificazione vengono documentate attraverso delle fotografie da esponenti politici non della maggioranza che guida il Consiglio Comunale, per cui ove ve ne fosse bisogno di sapere che queste cose vengono fatte, c'è questo tipo di testimonianza. Stiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno.
buongiorno dottor Bosazzi. Buongiorno. E complimenti anche per il lavoro che fate, perché ogni giorno proprio... Grazie quasi... signora. Ecco. Io volevo solo chiedere o se lei parla un pochettino più forte o se magari dalla regia mi alzano un po' l'audio delle telefonate, perché io sento molto basso, per dire la verità. Comunque, va prego, bene, signora. Prego, prego signora. Pronto, mi sente? Adesso va un po' meglio. Ecco, niente, sono un po' infastidita di tutte quelle persone che chiamano mille volte al giorno in redazione e si lamentano delle mascherine che non arrivano, nonostante voi più volte ripetete che purtroppo è il solito discorso, no? Ecco, la maggior parte però sono persone anziane che hanno anche delle pensioni, ecco, come io per esempio, io ho 280 euro al mese e sto pagando, sto vivendo con questa piccola cifra, sto pagando i consumi a rate, perché altrimenti, e le mascherine sono andata a comprarmele. Ho capito. Ecco, ma no, perché vedo naturalmente queste persone, ma io, ma così, e qua non arrivano, e purtroppo... Del resto, se quello è il criterio, bisogna... Appunto, allora, quello che dico. Il problema è anche che non è che di colpo, boom, sono arrivate sì, ma lo sappiamo, centinaia di migliaia di mascherine, no? Le mascherine arrivano, diciamo così, a contingenti, perché arrivano alla regione che poi deve distribuirle in tutta la regione, per cui, come lei ha capito, il problema nella distribuzione è anche questo, però noi lo spieghiamo, più di spiegarlo non so cosa possiamo fare, ecco, insomma. Sì, però ero anche infastidita, perché dico, lo spiegate. Sì, sì, lei dice, io che ho questa pensione così bassa, me le sono comprate, eccetera, sì, ho capito e quello. E anche la gente deve avere pazienza, altrimenti, perché vedo che sono scocciati, eccetera. Sappiamo le motivazioni, perché le dite ogni giorno, però la gente... Vabbè, insomma, è un po' un leitmotiv che, insomma, continuerà, credo, per tutta l'emergenza, per dire il vero, ecco. Ma mi dispiace per voi. No, insomma, questo non è un problema, insomma, non è quello il problema, in sostanza. Però, insomma, sì, dovrebbe essere entrato, insomma, il concetto. Penso di sì, perché, insomma, di tempo ne è passato tanto. Ok. Posso chiedere, signora, se vuole rispondermi, se non vuole rispondermi? Mi dica. Non c'è nessun tipo di problema. Come si gestisce in questi giorni, appunto, particolari? Lei diceva, con questa piccola pensione che io ho, devo scaglionare tutti i pagamenti, eccetera. Immagino che adesso... Mi perdoni l'ironia. No, prego, prego. Mi perdoni l'ironia facile. Per lei l'emergenza coronavirus non è che un'emergenza in più a una situazione, credo, molto, molto grave. Purtroppo sì. Sì. Qual è la cosa che più l'angustia in questo periodo? Ah, di restare chiusa a casa. Comunque quella. Ho capito. Sì. Quello sì, molto, perché anche sono cardiopatica, avrei bisogno di muovermi un pochino, perché stando a casa sento dei disturbi, eccetera, perché se non c'è il movimento almeno un pochino, perché una volta per settimana quando si esce non basta comunque, però queste sono le restrizioni, dobbiamo rispettarle. Ecco, allora mi perdoni ancora se insisto. Prendiamo esempio anche da questa signora che, nonostante i suoi problemi di salute, che le auguro siano insomma, più tranquillizzanti, insomma, però si deve stare a casa, ecco, insomma, il più, sì, si deve restare il a più casa, possibile. Purtroppo. Inutile. Si va a fare la spesa una sola volta alla settimana, si può anche farsi portare la spesa a casa, magari da parenti, se non si hanno dei parenti ci sono anche tutti questi servizi che sono stati istituiti
anche dal comune, insomma, dalla protezione civile, eccetera, anche dagli stessi negozi per chi ha magari più possibilità, però insomma è inutile scherzare soprattutto adesso. Prendiamo esempio dalle persone che avrebbero la voglia e per certi aspetti anche il diritto, magari, diciamo così, di uscire di più. Prendiamo esempio da queste persone che restano a casa perché sanno che solo così si può dare una mano alle senz'altro alla collettività. Ok. Signora, comunque, grazie tanto. Niente, la ringrazio. Voleva aggiungere qualcosa, però non ho sentito. No, a posto. Grazie a lei. Tantissimo, grazie, buona giornata. Grazie signora, grazie tante. Allora, ripeto, prendiamo questi esempi. Allora, in via De Fin numero 1 le mascherine sono arrivate, ci dice, non so se posso dire il nome della signora, ma insomma finché dico il nome non dovrebbero esserci problemi. La signora, ce lo dice la signora Gianna. Allora, via De Fin poi peraltro non so in quale zona della città viene a trovarsi, confesso. Quindi l'assessore Polidori sarà contento di questo mio nuovo esempio di quanto io poco conosca le vie della città. Allora, abbiamo anche un piccolo contributo da Bernardo Gulotta che è già in giro per altre cose, poi adesso vediamo un attimo di farlo vedere. Intanto Io vedrei se ci sono altre novità che possono essere uscite dall'ANSA per quanto riguarda la conferenza stampa dell'Istituto Superiore di Sanità. Ancora un attimo solo. C'è una telefonata, poi dopo riprendo la questione con Gulotta che capisco un po' quello che... Dovremmo essere collegati con Bernardo Gulotta, quindi casomai se potete dalla regia allestite il collegamento. C'è intanto questa telefonata che io tenderei quantomeno a sentire fino a quando non c'è il collegamento con Bernardo, poi dopo eventualmente rispondiamo dopo. Buongiorno a chi è in linea. Non c'è nessuno in linea? Sì, come no. Ecco, buongiorno. Pronto. Allora, prego. Buongiorno, chi è? Bosazzi? Sì. L'ascolti, intanto è un miracolo che sia riuscito a parlare con voi. Mi non so come che fa la gente a chiamarvi 2, 3, 4 volte e rispondi sempre. Mi sono un mese e mezzo che chiamo e oggi miracolo dei miracoli che ho sappato la linea. Ok. Comunque, il fatto è questo. Mi volevo, non ho potuto mandarvi niente, volevo solo complimentarvi con voi. Grazie. Per il vostro servizio. E dopo volevo sapere se... quando che vado in cesso la tavoletta posso alzarla con le mani o devo usare ancora il piede? Perché non so, ma non è possibile che la gente abbia questi problemi, che parli di queste monade, di queste futizzone, ma cosa, non ha cosa fare, e allora per divertirsi parla con voi per cercare di avere un contatto. Voi siete meravigliosi, siete anche grazie. Psicologi, mi non so come che fa, perché mica mi ci siamo andati in quel posto tutti quanti, ma insomma c'è una roba che non sta nel cielo in terra. Okay. Comunque, grazie, allora. Grazie a voi, mi vi ascolto sempre. Mi meraviglio come che potete fare una roba del genere. E rispondeme se posso alzare la tavoletta del cesso. Vi saluto, buongiorno. Grazie. Beh, insomma, avrei una risposta, ma è meglio non darla, insomma. Va bene, scenderemmo un pochettino di livello, insomma. Dunque, non riusciamo ancora a collegarci con Bernardo Gulotta, che posso... come dire, annunciare essere in zona Foro Ulpiano, perché ci sono stati dei danneggiamenti
alle automobili che sono parcheggiate dentro il parcheggio di Foro Ulpiano. Allora, e su questo c'è anche una lettera aperta di denuncia da parte del consigliere regionale della Lega, Danilo Slokar, che chiede la necessità di un confronto fra la... Vedo invece adesso Bernardo Gulotta, proprio al di fuori della struttura del parcheggio di Foro Ulpiano. Allora io gli cederei la linea e intanto eventualmente la questione di Slokar la possiamo eventualmente far vedere dopo. Buongiorno Bernardo. Sì, buongiorno Umberto, siamo in Foro Ulpiano, hai detto giustamente tu un attimo fa, perché all'interno del posteggio da cui si accede pedonalmente proprio alle mie spalle, nella notte ci sono state dei furti all'interno delle automobili posteggiate, vetri rotti, finestrini rotti per poter accedere all'interno degli abitacoli e razziare quanto poi vi sia all'interno. Sono state colpite da questo raid, diciamo così, circa una decina di auto. Quelle che abbiamo visto noi erano 4 o 5, altre probabilmente sono state già portate al di fuori. E si vedono chiaramente i segni, perché i finestrini laterali sono completamente rotti. Di solito ne è bastato uno per entrare e rubare quanto vi era all'interno. Prima ragionavo con Enzo Iannacone, oggigiorno cosa puoi rubare all'interno di un'auto, visto che una volta c'era il furto dell'autoradio, ora fondamentalmente sì, non è più un qualcosa che si adopera, perché le auto ce le hanno tutte di serie, quindi a questo punto devi staccare tutta la parte anteriore dell'auto. Ma al di là delle considerazioni, il fatto di cronaca è questo, perché c'è stato un raid all'interno di questo posteggio e quindi molte auto colpite proprio nella notte. C'è chi lamenta che il posteggio non sia adeguatamente sorvegliato, sì. C'è chi lamenta che queste situazioni dovrebbero essere maggiormente attenzionate anche da un utilizzo efficiente e costante delle telecamere, che però noi sappiamo esserci all'interno di questo posteggio, e quindi è probabile che proprio con l'utilizzo, l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza poi si potrà eventualmente risalire all'autore del gesto. Consideriamo che la persona o le persone che hanno deciso di commettere questo reato fossero a volto coperto, non tanto per l'emergenza coronavirus, passami la battuta, quanto proprio per non essere scoperte sì. dalle telecamere di videosorveglianza. Quindi si può dire che almeno hanno agito comunque secondo il decreto del presidente della regione. Ma ripeto, al di là degli scherzi, il fatto è comunque serio e grave, perché sono state molte le auto vandalizzate e da cui all'interno sono state portate via oggetti che non sappiamo però se di valore o semplicemente qualche moneta e qualche tipo di documento. Abbiamo visto che proprio all'interno delle auto, nei sedili, c'erano i portadocumenti appoggiati, quindi forse alla ricerca di qualcosa all'interno hanno agito questi malintenzionati. Però, come detto, siamo in Foro Ulpiano per registrare questo fatto, sì. Sì, scusa Renato, ma è probabile dunque che qualcuno manco sappia di quello che è successo, perché voglio dire, qualcuno da quanto ho capito, alcuni saranno venuti, avranno portato via la macchina, eccetera, altri probabilmente no. Immagino, adesso non so. È probabile che sia così, proprio perché il fatto che molti stiano a casa e quindi certo. Adesso molte persone non si siano spostate certo. recentemente sì, sì. con l'automobile abbia portato al fatto che non sappiano nemmeno che la propria auto è stata oggetto di un'effrazione e quindi del furto di eventuali beni lasciati all'interno. Proprio perché molte auto con i finestrini rotti sono ancora qua dentro posteggiate, certo. non sappiamo se gli autori hanno preso coscienza di quanto è avvenuto oppure lo abbiano saputo, ma hanno detto tanto
aperta per aperta, ormai non rubano più niente, lasciamola sì, sì, a questo punto là. Scusa, questo non lo so dire, però è una considerazione mia. Sì, Bernardo, ancora una cosa per capirci, perché i furti si sono verificati nel settore del del parcheggio destinato ai, come si dice, sì, ai, cos'è, il primo livello, quello dove ci sono quelli che sono proprietari degli spazi. Il primo livello, spazi. Sì. Okay. Adesso io non so con esattezza se si tratta di auto che hanno cui i proprietari hanno un posteggio fondamentalmente fisso e quindi siano state prese di mira delle auto ferme da tempo, oppure sia quello a rotazione dove può esserci comunque uno scambio più frequente, anche se di questi tempi questi posteggi sono utilizzati poco e quindi è stato un colpo, passami il termine, one shot one kill, cioè sì sì, ho capito, ciò che trovo e agisco. Intanto mi pare di aver visto che alle mie spalle c'era una persona che si è ben attrezzata per fare skate al di sotto sotto i portici del Dante che per noi è un luogo che ha un, sì, che per noi è un luogo che ha un significato, tra l'altro. Assolutamente sì, per me e te di sicuro, in quanto frequentatori della scuola ai tempi, per altri probabilmente di meno. Comunque, insomma, diciamo che al netto del fatto che non si fotografare o evidenziare persone che compiono comunque attività non consentite rappresenti ugualmente un reato, e tu lo sai perché il magistrato che hai sentito qualche giorno fa lo ha detto chiaramente, questi atti non sono comunque da sponsorizzare, anzi sarebbero da evidenziare come negativi proprio per il messaggio che noi dai primi di marzo stiamo continuando a divulgare, quello di richiamarsi al buon senso, richiamarsi a uscite strettamente necessarie e non fare, diciamo, delle deroghe o delle possibilità che sono state introdotte dalle misure nazionali o regionali un pretesto per poter fare ciò che si vuole, perché non è così che si superano i momenti di difficoltà, laddove la comunità scientifica ha detto che al momento, in assenza di un vaccino, il modo più efficace per sconfiggere il virus sia l'isolamento e il distanziamento sociale. Quindi di verificare che comunque c'è chi approfitta delle, chiamiamole, libertà concesse, spiace. Sì, anche perché non puoi definirli come meritano. Volevo chiederti, visto che voi vi siete spostati parecchio in città quest'oggi tra una cosa e l'altra, avete visto parecchia gente rispetto ai giorni scorsi? A me sembra che il venerdì sia il giorno dove ci sia sempre più gente del solito, ma forse forse mi sbaglierò, però se tanto mi dà tanto è sempre così. Non ti sbagli, perché l'impressione che mi hai appena descritto tu è la stessa che ho visto io nel percorso in auto e nello stazionare prima nella zona dell'ippodromo e adesso qui davanti al tribunale. C'è tanta gente in giro, magari un traffico veicolare tutto sommato contenuto, però pedonale, devo dire, molto, molto accentuato rispetto a quello che almeno la buona ragione vorrebbe intendere in questo periodo. Tante persone, io voglio chiarire subito, non si fa una critica a chi si vede in città, fuori dai supermercati, fuori dagli uffici postali, dai negozi alimentari per andare a fare la spesa, perché ci mancherebbe. Però si coglie da parte di qualcuno quell'atteggiamento molto blando, per cui viene da pensare che tutta questa necessità di uscire magari non ci sia. Però, ripeto, andare poi ad analizzare persona per persona diventa difficile. Bernardo, se non c'è altro, io vi lascerei tornare in redazione e ti ringrazio. Ringrazio anche Enzo Iannacone per il collegamento. Grazie a te la linea. Allora, tra l'altro adesso possiamo farvi vedere anche una delle automobili danneggiate, perché abbiamo un'immagine. E intanto vi dicevo che c'è una lettera aperta di denuncia del consigliere. Ecco, queste sono appunto, queste che vedrete tra un po', è un'immagine che proprio Bernardo Gulotta ci ha fatto arrivare. Vedete un'automobile parcheggiata dentro il posteggio di Forulpiano con il vetro rotto e probabilmente
anzi, cioè, sicuramente questa automobile è rimasta vittima appunto di questi raid. Il consigliere regionale della Lega, Danilo Slocar, ha inviato in questo senso una lettera aperta di denuncia, dicendo fra l'altro: ciò mi induce a pensare alla necessità di un serio confronto fra la concessionaria parcheggi Saba Italia e il comune di Trieste. È mai possibile che una struttura del genere non sia controllata quantomeno da una guardia diurna e notturna? Per quale motivo sono state tolte le guardianie dei parcheggi da loro gestiti? Cosa poteva accadere ieri notte se in quel momento passava una persona anziana o una donna per ritirare la propria autovettura? Mi domando se ci si può fidare anche dopo questo passo di andare a ritirare o parcheggiare la macchina di notte. Insomma, alla luce di tutto ciò, Slocar chiede che la società Saba metta in sicurezza immediatamente tutti i parcheggi loro concessi, inoltrando al Comune di Trieste e alle autorità competenti un piano di sicurezza e controllo non solo da remoto, ma con un controllo fisico 24 su 24. Invito, scrive ancora Slocar, il sindaco di Piazza e l'assessore alla sicurezza Polidori, di farsi parte diligente, di risolvere questo grande problema e pericolo e permetta di vivere anche queste parti della città in totale sicurezza. Avevo visto prima una telefonata in linea, chiedo alla regia se abbiamo ancora la persona, chiedo scusa se magari l'ho fatta attendere, buongiorno. Buongiorno Bosati, sono sempre qui, sono Diego. Ah, buongiorno, salve, prego. Buongiorno, niente, io volevo prendere spunto dal servizio che avete mandato poco fa in onda, sì. Per evidenziare che purtroppo i delinquenti non vengono fermati neanche dal coronavirus, insomma, questa è una realtà purtroppo presente nella nostra città, insomma. Però non volevo tanto parlare di delinquenti, quanto in contrapposizione a queste brutte immagini, io sono rimasto umanamente colpito veramente dalla telefonata che ha fatto poco fa quella signora. Ah, sì, sì, vero. E allora, mi scuso. No, per l'amor di Dio, insomma. Faccio fatica a capire come una persona anziana possa vivere con 280 euro. Sì, oggettivamente. Ma sì. Purtroppo credo che sia una situazione economica comune a tante persone. Allora, sia tranquillo, non se vuole. Io ho capito quello che è il problema. No, mi scuso, ma purtroppo sono delle emozioni genuine. No, capisco, guardi, allora, capisco ho benissimo. Passato il momento, guardi, tranquillo, Bosati. Okay. Allora, io ripeto, mando un abbraccio virtuale a questa signora, perché io la considero una nonna da adottare. No, ma anche nella sua semplicità, nella sua, come dire... No, ma è stata una telefonata molto più che semplice, perché ha dimostrato tutta la dignità e la compostezza di una signora che ha delle difficoltà magari ad arrivare a fine mese, nonostante questo spende dei soldi per prendersi dei dispositivi di protezione personali e comunque dà un incoraggiamento alla gente a restare a casa e a dare una mano al prossimo. E se, ripeto, se mi permette dà anche una lezione a qualcuno. Ha dato una grande lezione a più di qualcuno e forse dà anche una lezione a qualche politico che predica bene e razzola male, perché è facile parlare e rivolgersi, diciamo, ai cittadini dicendo state a casa, state tranquilli, magari quando si ha una disponibilità economica o immobiliare e anche una sicurezza lavorativa, diciamo, che permette di dire queste cose. Allora io vi autorizzo a fare una cosa, io non navigo nell'oro, ma ho già parlato con la vostra gentilissima segretaria e ho autorizzato a dare il mio numero di telefono alla signora e per quanto posso cercherò di aiutarla, magari con una borsa della spesa. Adesso scusate se... Ma grazie, se, ma... Gesù, stia tranquillo. Emozioni, ma ripeto, quella signora ha dato un esempio di compostezza umana che difficilmente si riscontra nelle persone, va presa ad esempio. Questa persona secondo me andrebbe anche contattata dai servizi sociali del comune
dall'assessore Grilli, perché ripeto, al di là delle difficoltà economiche, si è dimostrata di una squisitezza fuori, sì, del comune. Sì, devo dire la verità. Scuso nuovamente per queste mie emozioni molto forti, ma in questi momenti, ripeto, sentire certe cose e vedere quanta gente in difficoltà a Trieste fa male sinceramente. E tra l'altro vi pregherei di tornare sul discorso anche delle casse integrazioni, perché c'è tantissima gente che in questo momento ha perso comunque il posto di lavoro o rischia di perderlo, e sulle casse integrazioni va fatta chiarezza su quando l'INPS erogherà questi benedetti soldi, perché io credo che al di là di quelle che sono le promesse del governo, questi soldi delle casse integrazioni non arriveranno tanto a breve e la gente ha difficoltà ad arrivare a fine mese, insomma. Quindi sul discorso delle casse integrazioni vi pregherei di sentire magari qualche dirigente dell'INPS o magari il parere del sindaco, perché bisogna far chiarezza, non si può promettere alla gente vi manderemo i soldi e poi la gente aspetta 2 o 3 mesi, insomma, perché non si vive, se uno ha figli fa difficoltà ad arrivare a fine mese. Ok, sì, no, beh, capisco benissimo. Non rubo altro tempo, Bosazzi, mi scusi ancora e ripeto, cerchiamo di darci una mano per quello che si può, insomma, l'un l'altro. Tante volte anche un piccolo gesto, un abbraccio virtuale, aiuta le persone a superare i momenti più difficili. Tutto okay. Qua. La ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie molte, grazie, buona giornata. Allora, intanto una nostra telespettatrice ci ha inviato altre immagini dei raid di questa notte, desumo, al parcheggio di Foro Ulpiano. Questa è una, adesso la facciamo vedere, e si tratta oltretutto di immagini scattate nei parcheggi di proprietà, non a quelli in rotazione. Questa invece è appunto l'altra foto, quindi vedete che insomma ci sono, è tutto anche in disordine, dei CD, insomma, vabbè. Questo è quello che ci hanno mandato, e poi dopo Bernardo Gulotta ricostruirà tutto con un servizio che faremo vedere probabilmente forse già questo pomeriggio, ma magari anche nel telegiornale della sera. E molti anche sono toccati dalla telefonata della signora di prima, che devo dire la verità ha dato una lezione di senso civico a tanti, insomma, che magari sì, non trovano, ma aspettano che arrivi loro qualcosa che potrebbero anche procurarsi per conto proprio, insomma. E questa signora invece, che avrebbe potuto usare la cifra che ha speso per le mascherine, anche magari per permettersi, che ne so, un genere alimentare un po' più di prima, come si usava dire una volta, magari non l'ha fatto perché ha un senso civico maggiore di quello di parecchi di noi. Allora, io credo, se non mi sbaglio, che adesso possiamo mandare la pubblicità che ci farà reincontrare fra poco meno di 5 minuti.